Ciao, oggi parleremo di allevamento di puledri, ma prima di vedere il video iscriviti al canale, attiva la campanellina per le notifiche e seguici su Instagram. Ciao, oggi sono assieme a Virginia Bacchin, appassionata di cavalli e ci darà alcune informazioni sull'allevamento dei puledri. Ciao Virginia. Ciao. Grazie per averci accolto in casa tua e per farci vedere questa meraviglia di cavalli. E vorrei sapere da quanti anni allevi cavalli e com'è nata questa passione. Allora, ho iniziato nel 2010 per passione, perché dalla mia prima cavalla, e quando non ha più potuto far gare ho pensato bene, viste le sue qualità, di farle fare un paio di puledri. Poi la cosa mi è piaciuta e dal 2016 è diventata una cosa un po' più professionale. Ci sono dei requisiti particolari per poter allevare dei puledri? No, a livello amatoriale no, basta avere la cavalla sostanzialmente, perché il seme si può comprare, non è necessario avere lo stallone in loco. E poi dipende sempre da che tipo di puledro si vuole avere. Se si vuole avere un cavallo da passeggiata, basterà avere una fattrice da passeggiata, da salto, basterà avere una cavalla che produca buoni saltatori e così via. Per cui questi sono anche alcuni requisiti che uno fa se vuole decidere di far fare un puledro alla propria fattrice. Per cui in base alla tipologia di fattrice, alla disciplina che la fattrice svolge, tu scegli anche che tipologia di puledro. Certo, cioè se voglio mettere una cavalla in riproduzione, senz'altro deve avere delle qualità che voglio che tramandi. E per la scelta dello stallone, requisiti particolari? Sempre bisogna vedere che puledro voglio far nascere. Dipende appunto dalle qualità che ha la cavalla che voglio far riprodurre e che qualità voglio esaltare. Ad esempio, posso avere una cavalla con una buona tecnica sul salto, ma con poca forza, allora andrò a scegliere un cavallo che passa tanta forza ai figli. Una cavalla di buon carattere può essere incrociata a uno stallone un po' più nevrile. Viceversa, una cavalla più nevrile avrà bisogno di uno stallone un po' più docile. La routine di una fattrice, pre e post parto, che vita fa? Ma la fattrice prevalentemente vive al prato. E prima di essere ingravidata non fa la vita al prato, solo viene monitorata nel momento in cui arriva il calore e viene tenuta tranquilla fino al primo mese di gravidanza. Dopo viene sempre monitorata naturalmente dal veterinario, ma dopo fa una vita al prato fino al momento del parto, che si preferisce tenerle in box per monitorarle di più, per averle di più sotto controllo. Quanto tempo sta il puledro con la mamma e eventualmente cosa succede al puledro dopo lo svezzamento? Tendenzialmente lo si tiene fino ai 5-6 mesi, anche 7 si può andare, e una volta staccato viene messo con i propri simili in modo che possa crescere in un contesto di gruppo, che possano crearsi le varie gerarchie, che imparino a comportarsi. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, condividilo con gli amici. Se vuoi, puoi cliccare sul link che trovi nel campo della descrizione per offrire al Cora un docetto virtuale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!